Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale, io sono Mizar e rieccoci con 3 punti da Kakarot dedicato alle missioni secondarie. Allora, subito dopo il torneo mondiale, nei pari di Gohan, raggiungiamo il Kaioshin e prima di andare a seguire Yamos Popovic dedichiamoci alle quest secondarie. Quindi, cosa dobbiamo fare? Andare a parlare con Kaioshin e affrontare il temibile imperatore Freezer. Ehi Kaioshin, dov'è Babidi? Più avanti, insieme a Goku e gli altri. Non c'era motivo di affrettarci e rischiare di allertare Babidi della nostra presenza, per questo sono rimasto ad aspettarti. Non c'era bisogno di arrivare a tanto, signore. Non c'è problema, ho molta fiducia nei nostri nuovi amici. Non vorrei sembrare scortese, ma quello di Kaioshin è un titolo molto elevato, giusto? Nani? Estremamente elevato. Che domanda irriverente. Solo perché sei discretamente abile nel combattimento non vuol dire che puoi permetterti di insultare il grande Kaioshin. Non volevo offendere, ero solo curioso di conoscere la forza di Kaioshin. Tutto qua. No. Come ti permetti? Il nobile Kaioshin potrebbe distruggere in un istante anche uno come Freezer se lo volesse. Davvero? Freezer? Dubiti forse delle mie parole? Come osi dubitare del grande Kaioshin? Inizio a pensare che abbiate sconfitto Freezer solo grazie alla fortuna. Se sei davvero più forte di Freezer, allora dimostramelo. Ottima idea, anch'io sono curioso di vedere la tua forza. Allora, Kaioshin e Kibi dubitano che Gohan sia più potente di Freezer. Dimostra loro quanto si sbagliano. Hai. Certo, volete che lo faccia qui? Sì, ma non è il modo che pensi tu. Il nostro codice non ci permette di scontrarci fisicamente senza il motivo con i mortali. Inoltre, rischieremo di attirare l'attenzione di Babidi. Il nostro scontro avverrà in un altro luogo, su un piano mentale. Ah, l'ho già fatto in passato. Io e Krillin ci siamo allenati così durante il viaggio verso Namek. Proietterò un'immagine mentale di Freezer e tu dovrai sconfiggerla. Quindi ragazzi, nulla di che. Freezer dovrebbe avere il nostro... Cioè abbiamo Freezer massima potenza. Vabbè, dovrebbe avere comunque il nostro livello. No, bugia, 62. Quindi, ancora più facile. Quindi, ragazzi, ci rivediamo quando abbiamo battuto Freezer. Però, che potenza straordinaria, quasi infinita. No. Non pensavo che un mortale potesse arrivare a questi livelli. Già, se solo mi avessimo incontrati prima, avreste potuto aiutarci a eliminare esseri pericolosi come Freezer. Incredibile. Non capita tutti i giorni di ricevere un semplice complimento dal grande Kaioshin. Dovresti esserne onorato. D'accordo ragazzi, e anche questa secondaria l'abbiamo portata a termine. Vediamo se ci lascia qualche emblema. Sì, perfetto, 2 emblemi, Kibit e il maestro Kaioshin. D'accordo, io direi che possiamo salutarci qui per questo episodio. Come sempre vi invito a mettere like, a commentare e a iscrivervi al canale. E noi ci rivediamo in un prossimo video. Un saluto da Mizaragaret. Ciao agliù.